Giovanni Pesce, ma ho sempre saputo della straordinaria figura di militante del movimento operaio, di combattente antifascista, di eroe della resistenza, che come direbbe anche il nostro amico Daniele Biacchessi non è un eroe ma è un uomo comune che ha combattuto per degli ideali veri, giusti, in cui credeva. Oggi raccontare questa figura, misurarci con questa personalità è un'opportunità per tutti noi. Pesce era un uomo con una caratura personale, con una tempra di militante, con un livello di consapevolezza politico e di rischio della propria vita davvero eccezionale. Diciamo che Pesce in questa videotestimonianza racconta di come formò la sua coscienza politica, la sua coscienza di classe in miniera. La miniera che era, stiamo parlando degli anni 20 e 30 del Novecento, era la miniera, la fucina delle ingiustizie, dello sfruttamento capitalistico più bestiale dell'uomo sull'uomo. La fucina dell'ingiustizia, stiamo parlando dell'iniquità della condizione lavorativa negli anni 20 e 30 del Novecento. Le condizioni lavorative erano davvero disumani, feroci, bestiali, la fatica immensa, lo stipendio misero. Diciamo che è proprio in miniera che vediamo Pesce come militante del movimento dei minatori e poi come membro del Partito Comunista Italiano, che era la classe, il partito della classe operaia. Era il partito della classe operaia, non era l'unica forza progressista, esisteva anche il Partito Socialista, esistevano altre forze progressiste, ma il Partito Comunista Italiano sarebbe destinato a diventare il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Diciamo che sempre nella videointervista, quindi Pesce parla del suo duro lavoro in miniera come minatore, come migrante nel sud della Francia alla Grande Combe, per poi raccontare anche delle epiche azioni di lotta nelle cosiddette brigate internazionali, che furono uno slancio solidale di tutti gli antifascisti del mondo, uno slancio solidale nei confronti del popolo spagnolo contro il regime fascista reazionario del generale Franco. E poi racconta del suo confine a Ventotene, dove formò la sua coscienza antifascista, dove conobbe Curie, Lamendola, Terracini, Di Vittorio, La Ravera, Spinelli, e per poi arrivare a raccontare della resistenza antifascista a capo dei GAP sia a Torino che a Milano con il leggendario compagno di lotte Dante Di Nanni. Diciamo che l'amministrazione comunale di Nova Milanese e l'AMPI di Nova Milanese si pongono, diciamo, il nobile intento di donare i poster di questo documento audiovisivo dall'alto spessore di questo DVD, questo documento audiovisivo dall'alto spessore storico e culturale, proprio come monito e insegnamento alle generazioni presenti e future, per annunciare un messaggio di speranza, di pace per la fine di tutte quante le guerre, per la fine di tutte, un messaggio di pace per la fine di tutte quante le guerre. Basti pensare che attualmente i mainstream tradizionali e ortodossi spacciano la resistenza come la guerriglia delle cosiddette surrettizie guerre umanitarie con la guerriglia siriana, o paragonano il 25 aprile all'esecuzione di Gheddafi, mistificando e sconvolgendo e revisionando la storia. I nostri partigiani hanno... Il lavoro è silenzio, c'è l'iniziativa.
I nostri partigiani hanno combattuto contro un regime subendo torture e deportazioni, hanno scritto per sempre nella storia la parola fine a tutte quante le guerre, volevano la pace, non volevano diventare esempio, giustificazione, pretesto per altre violenze, massacri, stragi, hanno donato al mondo la Costituzione del 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e non volevano sostituire una dittatura con un'altra, come invece vogliono i vari insorti e ribelli delle cosiddette surrettizie guerre umanitarie, delle cosiddette missioni di pace che sono manovrate dai vertici del potere internazionale. Diciamo che Pesce, in questa video intervista, lui che si è sempre speso dal 25 aprile in poi, ha deposto le armi il 25 aprile e si è sempre speso per la pace con la moglie, con la staffetta partigiana Nori Brambilla Pesce, dice che l'attività principale dell'oggi è far rivivere lo spirito dell'unità antifascista, lo spirito della resistenza, proprio per impegnare tutte le forze politiche a denunciare con maggior convinzione il pericolo di guerra, a denunciare coloro che fomentano la guerra attraverso il terrorismo, le bombe, lo sentirete poi nel trailer, attraverso il terrorismo, le bombe, l'energia nucleare e che vorrebbero scatenare il terzo conflitto mondiale. Ecco, adesso noi siamo nel... Pesce in questa video intervista parla nel 1983 e si può dire che il suo messaggio è profetico, perché come diceva prima Leonardo Triglio, l'organizzatore, viviamo proprio la crisi ucraina, viviamo questo dispiegamento dei blocchi continentali, la crisi ucraina, vediamo l'innalzamento di muri, di barriere in Ungheria, in Israele, in Europa, viviamo in un mondo di guerriglia, di guerra permanente, voluta dall'imperialismo, dagli imperialismi più spietati. Diciamo che l'AMPI, lo scopo dell'AMPI oggi, dice sempre Pesce, è la lotta per la pace, ossia denunciare le illegalità e i soprusi che avvengono nel mondo. Prima in solidarietà, un tempo in solidarietà con il popolo spagnolo contro il generale Franco, attualmente, dice sempre Pesce nell'83, contro la Grecia dei colonnelli, contro le dittature imperialiste e nazionaliste dell'America Latina, contro i fatti del Medio Oriente, in solidarietà con il popolo vietnamita, contro questa guerra genocida, contro questa guerra imperialista, la guerra parla della guerra del Vietnam. E quindi dice che allora eravamo impegnati contro il nazismo e il fascismo, oggi siamo impegnati in una lotta contro tutti coloro che impediscono di portare a compimento gli ideali per cui hanno combattuto e sono stati uccisi centinaia e migliaia di compagni di antifascisti. Quindi è da sottolineare l'aspetto anche internazionale della lotta di Pesce, cioè non esisteva solo un popolo da liberare dall'antifascismo, esistevano più popoli, esisteva una comune umanità da riscattare, da liberare, a cui donare proprio la pace, la democrazia. E diciamo che questo pensiero suo andava, era un ideale che andava oltre ogni limite, ogni confine, ogni barriera, un ideale per un mondo più giusto, più libero, vero, di un mondo di giustizia sociale, un mondo di giustizia solidale, di vero, un mondo più vero, e per l'interconnessione, l'interdipendenza, la solidarietà tra genti, popoli, minoranze, contro l'imperialismo, nazionalismo, contro il fascismo, per i diritti umani di tutti gli esseri umani. Diciamo che la resistenza antifascista, di cui Pesce è stato un grande protagonista, la resistenza antifascista è stato un momento storico e culturale molto alto, uno spartiacque sacrale tra un prima e dopo l'umanità, un'umanità prima della resistenza sottomessa.